stagione, tutti i lunedì alle 22.50 solo su MTV. L'ultima e poi basta. Se dovesse essere bravo come Conte, non potremmo che fargli i complimenti, anche per essere fatto gavetta, come l'ha fatta Conte, no? Con il Bari, con l'Atalanta, con il Siena, l'ha fatta con il Sassuolo e con il Lecce, e potrebbe anche farlo. Bisogna dire che Conte è all'Arezzo, anche Conte è un allenatore straordinario, veramente un uomo adrenalinico, capace di trasportare con la sua stessa adrenalina, con la sua maniacalità di vittoria ai giocatori. Questo mi sembra più un tattico, se dovesse unire a quella tattica anche quella della Mina potrebbe fare molto bene, però nel campionato che andava a fare Conte, il primo 11-12, c'era veramente un Milan fortissimo, ma solo quel Milan. Adesso mi sembra c'erano due delle squadre complicate da superare. Sedicesima tappa, intanto il Tour de France ha vinto Matthews questa tappa e tra poco vedremo più avanti le immagini, parleremo anche di questo. Fabrizio diceva a Firenze arriveranno, la domanda te la faccio in maniera piuttosto diretta, soltanto giovani fondamentalmente o credi che da qui alla fine poi con le entrate che possono arrivare da tutte queste cessioni? Direi che se dovesse andare via Kalinic un colpo del genere non è fatto un nome sbagliato con Simeone, anzi la Fiorentina piace tanto, per cui un profilo del genere può essere quello ideale per quanto riguarda l'attacco. È chiaro che adesso la Fiorentina ha cambiato strategia, non vuole forti rispetti a quelli arrivati fin qui, giocatori affamati, un esempio, Politano del Sassuolo, giocatore giovane ma che ha già dimostrato la sua qualità, tanta potenzialità, la Fiorentina l'ho già trattato, può arrivare qualche opportunità a centrocampo, magari dalla Juventus con cui si sta parlando per Bernardeschi, faccio riferimento a Rincon, a Sturaro, giocatori comunque pronti ma con una voglia di Fiorentina in questo momento.